Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Imperator Rome. Stiamo ormai preparando le ultimissime cose per la guerra di Mauria, ma io direi anzi che possiamo anche già dichiararla questa guerra di Mauria o no? Loro hanno dei casus belli ma non hanno delle guerre in questo momento. Allora, il discorso è che noi... abbiamo dei claim intanto? No. Quindi covert action, facciamo un claim sulla provincia di... vedere un attimo le province. Susiana. No, non posso. Posso cal... Scusami. Calda... Ma basta? Caldea. Caracene. Dov'è Caracene? Ah, laggiù in fondo. Guerra o Mardiene? Ma perché posso quelli? Ah, perché mi confinano tramite quegli affari strani, tramite quei... Eh no, allora facciamo su Caldea. Sì. Great power of Mauria. Allora, sarà molto, 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 molto... complicato capire qua come gestire, sarà come fare il tutto. Sarebbe interessante intanto scoprire se per caso hanno dei... Io posso queste mie 20 navi mandarle fin qua e vedere se hanno per caso dei mercenari qua in giro. È vero che me le distruggeranno probabilmente in modo enorme, ma vorrei comprare loro dei mercenari, se possibile. Allora, io vorrei anche... Ma posso offrire delle alleanze? No. E infatti. Siamo un impero, quindi possiamo allearci solo con degli imperi. Ed è una bella fregatura. Allora, what? Eh no, noi scusate, ma dobbiamo punirlo perché... A parte che al momento mi è fedele, ma non possiamo fare che qua inizi il putiferio più incredibile. Sì, quelle navi là che ho mandato proprio prima che arrivi, non mi sa che ci vogliono 70 anni, eh. Dai, ragazzi, muovetevi con quei remi. Ma qua posso... Possono essere uno stato tribale vassallo? Oh. No, cosa sto facendo? No, volevo chiedere se... Access action. No, non posso chiedere comunque ospitalità per i porti. No, vorrei proprio vedere un po' qua che cos'è la situazione. Ma intanto recuperiamo un po' di... Ci sta. Qua abbiamo 2.068.000. E possiamo teoricamente fare altro. Ah, qua c'è gente de della Mauria. Che sta assediando che cosa? Dall'ordine. Dall'orda Catanite. Ah, si stanno dichiarando guerra a vicenda là sotto, vabbè. Va bene, ragazzi miei. Allora, loro hanno anche tantissime navi in Spa. 94, sì. Noi con le nostre non possiamo muoverle in qua. Quanto hanno di stabilità? Non possiamo saperlo, vero? No. Non ho rischio di ribellione, non ho rischio di... Non vedo di... Ah,
Mercenari qua in giro. No. Una military tradition, vai. Ci sta. Ah, qua c'è l'impero Seleucide, va bene. Ma non vedo nulla qua in giro, mi sa che conviene tornarsene a casa. Se incontreremo dei... Quanto guadagniamo? 72 al mese. Ok. Se incontriamo dei mercenari ci conviene mandarli, cioè comprarli noi per evitare che li prendano loro. Tornate a casa, ragazzi. Do loro un minimo di margine in meno per entrare nel mare, perché non so, suppongo che in realtà che le loro flotte siano in questa zona, cioè sono così enormi come espansione territoriale che... Però è vero che ci sono anche tanti spazi vuoti, quello è vero. Allora, diamo la possibilità. Ma ci sono dei ribelli comunque, eh? Hanno dei ribelli in giro, che stanno facendo casino. Quindi non è tutto oro quello che luccica. Poi la I potrebbe anche essere stupida. Ci proviamo, la facciamo un salvataggio nel dubbio, visto che non siamo in Iron Man. Potremmo farcela, ma potremmo anche perdere tantissimo. Mannaggia, io inizio a sentire caldo, sento la pressione. Oh, qua mi manca un generale. Metto questo. Allora, quelli molto molto forti dove sono? Qua, 13. E abbiamo qualche invenzione che possiamo prendere? Disciplina dei triremi, reclutamento delle coorti, abilità di assalto, tribesmen, 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 triumph, assassinate, tribute, navy morale. Togliamoci un navy morale, magari esce fuori qualcosa di più interessante. Omen duration, dai. Ruler popularity. National unrest. Technology speed, tutta roba interessante, la tutta bloccata là sotto. Sacrifice to the gods cost. Va bene, dai, per ora ci fermiamo così. Abbiamo speso un po' di punti. C'è qualcuno che supporta Antigone l'Agide, ma va bene. Siamo pronti, allora. Curiosità. Threaten war. No. Non siamo abbastanza forti. Ci dicono. Pronti? Partenza. Via. È andata. Dove hanno i forti, tra l'altro, loro? Se hanno dei... Non hanno forti. No, ne hanno uno qua. No, questo è dei Kossioi. Tutto questo, scusatemi. No, non ci sono forti. Non hanno forti. E questo è un bene e un male in realtà, perché entreremo dentro come il burro. Però, tra l'altro, aspettate che diminuiamo qua la velocità perché sarà molto, molto, molto importante riuscire a gestire tutte le cose nelle tempistiche giuste. Allora, questo è quello da 10 che mandiamo qua in avanti. Allora, voi muovetevi in qua. Ok, ok.
Allora, voi andate qua, ottimo. Va bene. Si è creato uno spazio là, quindi accorriamo. Tra l'altro devo fare attenzione che non salti fuori qualche assedio loro. Aspetta, facciamo una cosa: non controlled armies, non automated, non provincial, non controlled navies, non automated navies. Voglio vedere i combattimenti, gli assedi, i caratteri reali. No, no, no. Ok, devo farci molta attenzione là in modo da poter sapere che cosa sta succedendo e dove. No, intanto facciamo che traslare tutti in qua. Ok, così creo uno spazio per loro. Andiamo ragazzi, non possiamo fermarci troppo. Via, via, via. National Manpower, vai. Ok, gli assedi. Allora, voi andate qua, voi andate qua. Poi. Voi qua. Voi qua. Voi qua. Qui qua. Che ansia, che ansia, che ansia. Allora, ancora non vediamo. Questi sono guerra, ok. Andate in là. Andate in qua. Voi. Via. Via. Faccio scendere qua Shepard. Ma voi avanzate qua, poi. Voi altri appena dopo là. Voi qua. Voi qua. Avanzare, avanzare. Via, 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 via. E faccio scendere gli ultimi 22.000 qua. Oh, non sto commentando tantissimo, ma la situazione è abbastanza tesa. Mi sento molto preoccupato da quello che potrebbe capitare in questo momento. Potrebbero arrivare con un esercito piccolo, potrebbero arrivare con milioni di truppe.
potrebbero non arrivare mai. Cosa che in realtà mi auguro sul serio, però. Questo era assolutamente necessario. Stanno costruendo degli elefanti, vedo. Muovi qua, non so se riescono ad arrivare in tempo prima di marzo, ma in realtà può darsi. Via, via, via. Avanziamo. Avanziamo. Voi avanzate qua. Va bene. Così e voi passate in là, appena possibile, dai, 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 dai. Che voglio impedire a questi elefanti di poppare. Ok, allora vediamo un attimo di gestire la situazione attuale come è. Allora, voi andate qua, voi andate qua, voi andate a Susa e ho bisogno di tanta gente che arrivi. Allora, voi andate qua, voi avanzate, 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 avanzate. Avanzate. Ok, sono creato degli elefanti, ma li distruggeremo alla fin fine. No, no, non ce la fate ad andare. Non ce la fate, non ce la fate. Ok. Ma perché sono andati in due? Porca miseria. No, non volevo così, non volevo, porca. Vabbè. Lo sfasciamo è meglio, meglio, dai. Ci sarà bisogno di parecchia gente qua sotto perché potrebbero arrivare dei contingenti dall'altro lato perché qua possono attraversare. Allora, andate voi qua. Voi qua e quegli altri dove stanno andando? Boh, da nessuna parte. Al momento. Allora, qua. Sì, ci saranno le Olimpiadi anche in tempo di guerra. Ok, sono solo un discorso di Nauticon, quello. Hanno tirato su altre truppe? Sì, porca miseria, 729 sono tantissime. Quante ne abbiamo noi a disposizione? 539, non sono niente. Non sono niente. Dobbiamo cercare di interrompere la guerra il prima possibile. E Susiana, Susiana, me la dai la Susiana anche. Mi accetta tutto questo, cosa succederebbe?
mi danno anche tutti i loro soldi. Sono in ritirata. Ma è buonissimo questo. Posso anche far liberare. Cos'è Virrada? Scusami, che cos'è Virrada? Non mi accorgo neanche che la liberi. Sciami, allora, dov'è il. Scusami un attimo. Il. Cosa di Alessandro Magno? Ah, uno è là. L'altro è laggiù per Sepoli. Se reggessimo ancora un attimo. Proviamo, appena arrivano. Appena arrivano, ciaone. Ce ne andiamo via con baracca, burattini e tutto. Anzi, terminiamo qua il video. Come finirà la guerra? Che probabilmente concluderemo il prima possibile perché hanno davvero molte molte truppe. Lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti, buona giornata.